Ciao, mi chiamo Giuseppe Scionti e ho inventato la prima carne vegetale stampata in 3D. Vi dico un segreto: per innovare davvero bisogna andare a un'altra velocità. C'è una velocità, questi siamo noi, la velocità dei like, la velocità dei tweet, la velocità dei followers, la velocità dell'informazione che non è di qualità. E questo risulta in problemi come. Fake news, sapete, vanno molto di moda adesso le fake news è come la flat earth. E poi c'è un'altra velocità. L'innovazione vera si fa ad un'altra velocità. La velocità dei grandi cambiamenti, la velocità della natura, la velocità del nostro pianeta. Conoscete questo animale? Questo animale ha una capacità speciale. E quest'altro, lo conoscete? Quello di prima era una salamandra. E questo si chiama Axolot. Tutti e due hanno una capacità speciale che noi non abbiamo. Sanno rigenerare le parti del loro corpo. Perché noi non riusciamo? Perché non siamo fatti per rigenerare le parti del nostro corpo. La nostra specie è fatta in modo tale che se perdiamo un braccio non conviene rigenerarlo, conviene chiuderlo con una ferita e con una cicatrice e poi cercare di evitare infezioni eh, dei batteri e Ci sono problemi che cerchiamo di risolvere studiando questi animali che sanno rigenerarsi. E negli Stati Uniti, per esempio, c'è la necessità sempre crescente di ehm, organi di ricambio. Però, come vedete nel grafico, le due, le due linee in basso sono come cresce la donazione degli organi. Per cui non stiamo allo stesso livello di quello che ci è richiesto. E questo serve anche, a saper rigenerare gli organi, per risolvere problemi non solo di trapianti di organi, ma per studiare per esempio i nuovi farmaci o per semplici analisi che noi pensiamo che possono essere più semplici, ma la cosmetica per esempio risulta un mercato grandissimo. Per arrivare a un momento in cui sapremo cambiare i pezzi del nostro corpo come se fossimo macchine. Ehm, I tessuti umani e gli organi umani e i tessuti animali e gli organi animali si assomigliano a quello che vedete con le puntini rossi che sono le cellule che vivono dentro di una struttura, dentro una struttura che si chiama matrice extracellulare. In laboratorio cerchiamo di rigenerare, a sinistra vedete un, una cartilagine reale, a destra vedete quello che cerchiamo di fare in laboratorio per imitarla. Oppure in questo caso a sinistra vedete quello che sono fibre di collagene e a destra quello che cerchiamo di fare imitandolo, però vedete che non è lo stesso. E quindi adesso vi presento la biostampa. La biostampa è una tecnologia nuova che permette di utilizzare tecniche di stampanti, di usare stampanti tridimensionali per costruire organi e tessuti umani o animali. E nel, eh, nel caso di questa immagine, è un'immagine della Wake Forest University in cui cercano di costruire un rene in laboratorio. Io da, ehm, sono a Barcellona e quando lavoravo all'università fino a poco tempo fa ero specializzato in questo campo, nel campo della biostampa e quindi quei puntini verdi che vedete sono le cellule che vivono dentro un, una struttura macroscopica tridimensionale che nel mio caso avevo deciso di fare un orecchio per dimostrare che ero capace di costruire qualcosa di complicato che avesse la forma <coughs> difficile da imitare con altre tecnologie. La biostampa mi permetteva di costruire... E tessuti che poi risultavano essere molto simili <coughs> al modello tridimensionale iniziale. <coughs> Bene, si potevano costruire per esempio eh, modelli simili a un orecchio e si utilizzavano delle cose che si chiamano hydrogels, quindi dei polimeri, o si potevano utilizzare con questa tecnica per rigenerare ossa bioceramiche, come in questa immagine, e per cercare di sostituire parti dei ossi nel caso in cui lo, le, il corpo non è capace di rigenerarlo per conto suo. Oppure si possono costruire impianti di titanio utilizzando stampanti tridimensionali con capacità di microestrusione per costruire impianti di titanio adattati al paziente o stand cardiovascolari biodegradabili. Tutte queste immagini che avete visto sono immagini di ehm, processi che ho sviluppato insieme al gruppo di bioingegneria nell'Università Politecnica della Catalunia. Però poi un giorno ho pensato... E se io riuscissi a impattare con questa tecnica della biostampa non solo uno degli obiettivi dell'ONU, che è quello della salute, migliorare la salute, ma si potesse eh, attaccare tutti questi punti. Eh, sapete che nel caso per esempio degli Stati Uniti il 47% della, dei terreni sono utilizzati per la produzione del mangiare. E sapete anche, questo non lo sapete probabilmente, il 70% di questo è mangime per ehm, allevamento. Risulta che c'è un problema gravissimo di mancanza di proteine. In una popolazione che sta crescendo, e saremo 9 miliardi nel 2050, ci sarà bisogno di alternative alle proteine. E il sistema attuale di allevamento è insostenibile. Semplicemente non siamo capaci di avere abbastanza risorse, non saremo capaci di dare da mangiare a 9 miliardi di persone. Per cui e questo sistema in più ehm, ha un effetto sui gas serra, l'effetto dell'allevamento è maggiore di tutti gli effetti dei mezzi di trasporti messi assieme. Gli aerei, le macchine, i treni, tutti insieme hanno un effetto sul, sui gas serra minore dell'allevamento. Ci sono già tecnologie che si stanno sviluppando, però le tecnologie che si stavano sviluppando fino adesso erano quelle che permettevano, come vedete sopra, carne in vitro, coltivata in vitro, quindi coltivandola con cellule in laboratorio, o sotto, come potete vedere nel caso del Beyond Burger, che avete visto che è stato lanciato in Italia poco, poco fa, o l'Impossible Burger che c'è negli Stati Uniti, che hanno sapore a carne animale ma sono di carne vegetale. Oppure, Strutture basate in soia, estrusione di soia che permettono di costruire qualcosa di vegetale che assomiglia alla textura, no? alla consistenza di una carne animale. Però per studiare davvero come imitare la carne, bisogna andare ad un'altra velocità. Bisogna studiare nella natura come è fatta la carne dentro. La carne la vediamo così, ma dentro è formata da fibre muscolari un'organizzazione un or, speciale che permette a questo tessuto ehm, di rispondere ai meccanismi che abbiamo bisogno per vivere e per muoverci. Bene, studiando al microscopio si vede che ci sono queste fibre muscolari che hanno un ordine specifico e non sono disordinate. Bisogna cercare di imitare questa struttura per fare una carne fibrosa vegetale che davvero si assomigli. Alla carne animale però non solo eh, per esempio la consistenza e basta. O, per esempio, non solo un hamburger che sa di carne animale, ma è un hamburger, non è carne fibrosa. Bisogna trovare una soluzione che sia sostenibile, per esempio, e non abbia bisogno di usare cellule, però che possa dare, ehm, darci la possibilità di avere qualcosa che ha la consistenza, il sapore, mh, e ehm, consistenza. Eh, sapore e eh, deve davvero assomigliarsi alla carne anche dal punto di vista macroscopico, Dobbiamo sem deve sembrarci una un pezzo di carne anche dal punto di vista microscopico, imitare come è fatta davvero dentro. Per cui utilizzando solo ingredienti vegetali e utilizzando un processo che ho inventato, ho deciso di applicare questi conoscimenti della biostampa per costruire una carne vegetale attraverso la biostampa. E quindi ho iniziato con prototipi eh, piccoli per imitare come si poteva costruire questa microstruttura e allo stesso tempo avere il sapore, la consistenza e l'apparenza tridimensionale di un pezzettino di carne. E poi ho costruito qualcosa di un po' più complesso, però in questo caso ancora si assomigliava a qualcosa che era eh, di un colore un po' strano, per cui adesso sto cercando di costruire qualcosa che possa davvero sembrare avere le stesse proprietà nutrizionali. E avere il stesso sapore della carne reale. In questo caso, per esempio, vedete sopra un pezzo di pollo reale in padella, di fianco un pezzo di carne vegetale che ha le stesse proprietà nutrizionali di quello sopra: nel senso che la quantità di proteine e la quantità di amminoacidi che compongono queste proteine è simile, e la quantità di grassi, la quantità di fibre, e la quantità di minerali e vitamine. E quindi adesso ho iniziato un processo in cui sto cercando di utilizzare questa tecnica per cambiare il mondo. E per finire volevo solo ricordarvi che per avere innovazione di qualità, per avere informazione di qualità, bisogna andare ad un'altra velocità. E come diceva Leonardo da Vinci, se avete un obiettivo, gli obiettivi complessi si ottengono quando ci si lavora, quando c'è talento, passione, ma anche quando ci si dedica tempo. Non abbiamo il tempo da dedicare per le cose importanti. E per questo tipo di innovazioni c'è bisogno di tempo: di talento, di tempo, di fortuna. D'accordo? E possiamo arrivare a qualcosa che ci può interessare davvero e può essere un progetto nostro di vita e ci può realizzare nel senso che ci sentiamo più felici perché facciamo del bene. E Leonardo diceva: Impedimento non mi piega. Ostinato rigore e lo metteva nel suo logo quando produceva qualcosa. È la frase che mi piace di più. Non si volta chi ha stella è fisso. Non si volta chi è fisso a una stella. Grazie.